Benvenuti, bentornati sul mio canale per una nuova puntata di una montagna di film, speciale compleanno. Sì, perché il 3 ottobre ho compiuto 28 anni e quindi quale occasione migliore se non quella di scartare tutti i regali cinematografici e non solo che ho ricevuto. Voglio ringraziarvi per tutti gli auguri che mi avete fatto su ogni social, siete stati gentilissimi. E per di più sono desideroso di scartare assieme a voi le cose che mi sono arrivate. Iniziando dal pacchetto Plyon, che come state vedendo è già aperto perché quando mi è arrivato la scorsa settimana volevo vedere che tutto fosse in ordine prima di girare il video. Ho iniziato la collaborazione con Plyon Pictures, ogni mese mi mandano i loro prodotti, talvolta in 4K, altre volte in Blu-ray oppure in DVD. Quindi adesso vediamo insieme cosa c'è dentro. Io vi ricordo di seguire Plyon sulle pagine social, ma anche di scoprire il sito Fan Factory, perché troverete dei titoli molto accattivanti e poi ci sono i periodi degli sconti con delle chicche assolutamente da non lasciarsi scappare. Andiamo a vedere. Questa volta non devo neanche tagliuzzare niente perché avevo già aperto. Abbiamo il DVD di The Wicker Man. Purtroppo avevano finito senz'altro le copie in Blu-ray e 4K, me l'hanno mandato in DVD, sicuramente poi acquisterò lo stesso film anche in qualità più elevata, però non posso che mostrarvi questo DVD edizione per il 50° anniversario. The Wicker Man mira a immergere chi guarda in un mondo surreale. Midnight Factory è orgogliosa di presentare per la prima volta assoluta in Italia il capolavoro del cinema dell'orrore inglese The Wicker Man di Robin Hardy, un viaggio esoterico e inquietante nella Scozia degli anni 70 con protagonista l'icona anglosassone della paura per eccellenza Christopher Lee. Dracula il vampiro, la frusta e il corpo di Mario Bava, la mummia, il signore degli anelli e le affascinanti Britt Ekland, la tua presenza nuda e Ingrid Pitt, vampiri amanti, la morte va a braccetto con le vergini. Ci sono diversi contenuti extra, fra cui l'intervista a Christopher Lee e Robin Hardy, Wicker Man Enigma, il making of, intervista Britt Ekland, Robin Hardy script, il finale perduto, trailer originale, trailer versione restaurata. Fatemi sapere se questo film ce l'avete in collezione, se l'avete comprato in DVD, in 4K, presumo in alta qualità, però andiamo ad aprire per mostrarvi com'è il DVD. Pensate che io non l'ho mai visto questo film, quindi sarà sicuramente una piacevolissima scoperta. Qua andiamo ad aprire DVD con tanto poi di informazione sui vari festival, sulla critica, sui maestri, sulla qualità della produzione, il criterio di selezione dei film da parte della Midnight Factory. Quindi Midnight Factory, la promessa di restaurare i classici contemporanei, il dischetto e quindi The Wicker Man in DVD. Iniziamo con questo. Poi il Blu-ray di Daliland, questo film che avrei voluto vedere al cinema e che purtroppo mi ero perso. Per un motivo o per un altro, adesso non ricordo, non sono riuscito a gustarmelo in sala. Tra l'altro ne ho sentito parlare anche molto bene da amici che lo hanno visto, ma anche dalle critiche che ho letto. E quindi sono curioso, tra l'altro è diretto dalla regista di American Psycho, un film che amo, con Christian Bale, che spero abbiate visto. Ecco qua, Daliland, semplice Blu-ray nella sua custodia. Kingsley è divertente, carismatico e convincente fino in fondo. Si parla della vita di Salvador Dalí. Nel 1974 a New York James lavora presso la galleria d'arte che ospiterà la prossima edizione del genio Salvador Dalí. Quando l'artista in persona gli propone di diventare suo assistente, il ragazzo pensa di coronare il sogno della sua vita, ma presto scopre che non è tutto oro quel che luccica. Dietro allo stile di vita sgargiante, al glamour e ai party sontuosi, un grande vuoto consuma ormai l'anziano signore pittore, divorato dalla paura di invecchiare e dal dolore per il rapporto logoro con la dispotica moglie Gala, un tempo sua musa e ora circondata da giovani amanti e ossessionata dal denaro. Dipingi
dipingi. Ecco qua. Quindi io questo film non l'ho ancora visto, ma sarò curioso di recuperarlo e poi, perché no, di parlarne sul canale, un po' in ritardo, ma pazienza. E poi abbiamo la Steelbook in Blu-ray di School of Rock, un film che ho recuperato tardi, non ci sono cresciuto, me ne avevano parlato bene anche i miei compagni delle elementari, ricordo, eppure me lo sono visto già quando ero alle medie, anzi non lo ricordo nemmeno benissimo, però ai tempi in cui lo vidi senz'altro mi piacque. Plyon mi manda questa bella edizione Steelbook che adesso, togliendo la parte cartonata, andiamo a vedere. Guardate che bei colori rossi e neri, e il nostro Jack Black, mattatore protagonista assoluto, un film divertente per tutta la famiglia, simpaticissimo, un film dove è importante la musica, dove ci si diverte, è un film per tutta la famiglia che, nel caso non aveste mai visto, vi consiglio assolutamente di recuperare, perché non ve ne pentirete. Questa è un'edizione limitata, come c'è scritto, per il 20° anniversario. Quindi io ringrazio Plyon per avermi mandato questi 3 prodotti, ricordandovi ancora una volta di visitare tutti i loro store. Andiamo avanti con quest'altro pacchetto qua. Questa è la startup ultima della Cecchi Gori, lo riconosco da come è stato incartato il pacchetto. Andiamo ad aprire. Io partecipo sempre volentieri alle startup della Cecchi Gori perché ci regalano delle perle, delle chicche. Ho partecipato anche all'ultima del film I Saw the Devil, che non ho mai visto, ma ne ho sentito parlare talmente bene che sulla fiducia ho detto sì, non voglio perdere l'occasione di partecipare. Quindi qui stiamo aprendo. Ok. E cosa c'è dentro? Proprio quello che pensavo, e cioè il Blu-ray di Donne sull'orlo di una crisi di nervi del maestro Pedro Almodóvar. Un film che mi manca, ho visto tantissimo di Pedro Almodóvar, è tra l'altro uno dei registi che più apprezzo, ma Donne sull'orlo di una crisi di nervi non l'ho mai visto, quindi grazie a questa startup potrò recuperare il cult, come c'è scritto nel retro, della commedia degli equivoci che ha consacrato Almodóvar. Ecco. Pepa, doppiatrice cinematografica, viene abbandonata dal collega e amante Ivan. Da lui aspetta un bambino ed è pronta a dargli la caccia. Intanto la donna si trova a dover ospitare Candela, un'amica ricercata dalla polizia, mentre in casa sta per arrivare Lucia, l'ex moglie di Ivan, in cerca dell'uomo con l'intento di vendicarsi di lui. Io ero il 125° acquirente su 500. Bellissima edizione cartonata, ovviamente bisogna sempre stare attenti a scartare per non sbeccare i lati. E dentro c'è invece il film con la classica custodia di plastica rigida. CG Startup, un film di Almodóvar con Antonio Banderas, fra l'altro. Ecco qua. E poi abbiamo all'interno anche un booklet, Se è successo in un sogno, è un sogno. Un booklet dove, presumo, si racconti del film, dove proprio si voglia parlare della realizzazione e dove si esplorano aneddoti e curiosità, con tutti i nomi di coloro che hanno partecipato alla realizzazione della startup. Vediamo se mi individuo, ma non è mai facile. Eccomi qua, Paolo Innocenti, forse mi avete visto, forse no, perché poi va a fuoco, ritorna il fuoco, va via il fuoco, pazienza. Quindi edizione restaurata, limited edition, non ho rimesso dentro il booklet, perdonatemi, di Donne sull'orlo di una crisi di nervi che non poteva mancare nella mia collezione. Avete partecipato a questa startup? Sì o no? Dopo arriviamo invece ai pacchetti Amazon. Andiamo ad aprire. Cosa ci sarà qua dentro? Allora, ecco, qua dentro abbiamo
il libro di Stefano Nazzi, Il volto del male. Vi avevo detto che non ci sarebbero stati solo film. Un libro dedicato alle storie di efferati assassini. Io sono sempre stato un grande estimatore delle cose che riguardano la cronaca nera. Ho vari libri, anche nella mia casa all'Isola d'Elba, che dovrò riportare qua nella libreria alle mie spalle, ma sono sempre stato affascinato dal mondo della cronaca nera. Purtroppo sono cose bruttissime, quindi era meglio che non esistessero, però ho letto tanti libri, sono anche un esperto, ad esempio, del mostro di Firenze, sarà perché sono toscano, ma non vedo l'ora di vedere anche la serie che dirigerà il grande Stefano Sollima. E visto che alla prossima edizione del FIPLI Horror Festival sarà presente proprio l'autore Stefano Nazzi, che è anche colui che si occupa del podcast Indagini, che non ho mai ascoltato ma che mi hanno consigliato, ho deciso di comprare questo suo libro per arrivare preparato, visto che parlerà proprio di quest'ultimo, della sua carriera e così via. Quindi sicuramente me lo divorerò in pochissimi giorni, Il volto del male, quindi un'analisi su molti efferati assassini, anche storie diverse da quelle più conosciute. Vediamo cosa mi regalerà e poi vi potrò far sapere. Voglio ringraziare il mio amico Gabriele Vaccaro, che avrete visto in tanti video con me fuori dal cinema, nei vecchi video comici, perché questi regali, fra cui Il volto del male, me li ha fatti lui. Dico questi riferendomi a quelli che vedrete poi qua dentro. Ogni anno, diciamo, mi dà un budget, perché dice: tieni, comprati cosa vuoi, però gli fa piacere che ogni anno per il mio compleanno possa portare avanti il mio desiderio di collezionare. Abbiamo anche il DVD, perché è uscito solo in DVD, di Vicini di casa, una commedia che dopo aver visto il cinema e aver apprezzato tantissimo, mi sono subito rivisto su Prime Video dopo che è stata caricata e che ho deciso di acquistare perché la volevo assolutamente in collezione. Diretta da Paolo Costella, che fortunatamente ha saputo sorprendermi in un suo film da regista, perché Paolo Costella è un'incognita nel cinema italiano, perché passa da sceneggiare Matrimonio al Sud ai film del mio amato Gabriele Muccino, ha diretto anche proprio lo stesso Matrimonio al Sud e poi fortunatamente fa Vicini di casa, che è un film che vi consiglio, che fa ridere ma che fa anche tanto riflettere. Certo, a me piacerebbe che in Italia non si facessero solo rifacimenti, però devo dire che è stato fatto con cuore, con un grande cast scelto, perché Claudio Bisio qua è fantastico, così come Vittoria Puccini, così come Vinicio Marchioni, tutti, così come Valentina Lodovini. Se non lo sapeste, il film racconta di Giulia e Federica, che stanno insieme da molti anni, ma il loro matrimonio non funziona più come una volta. A malapena si parlano e solo per punzecchiarsi. I conflitti quotidiani sono diventati la norma. Una sera Federica decide di invitare i nuovi vicini del piano di sopra, Laura e Salvatore, la Lodovini e Marchioni. Una coppia affiatata, vitale, vivace e spesso rumorosa. I due faranno loro una proposta provocatoria che cambierà la sorte della serata, con conseguenze sorprendenti. È un remake di un film francese, ma comunque ha qualcosa da dire. Non è il classico film copia carbone, ma si comunica, si veicola qualcosa. È un film che per me andrebbe benissimo anche in teatro, perché è come se fosse una grande pièce teatrale. Ed è proprio un lungometraggio, una commedia afrodisiaca che rivedrò tanto volentieri, contro tutti i tabù, che non solo fa ridere a crepapelle, ma che fa anche pensare. Quindi io ve lo consiglio, Vicini di casa. Se voleste dargli un'opportunità, lo trovereste innanzitutto su Prime Video e poi magari, se vi piace, potreste acquistarlo anche voi. Andiamo ad un altro pacco Amazon che apriamo insieme. E cosa c'è qua? Sempre un regalo del mio amico Gabriele, che ringrazio, un saggio sul cinema horror che volevo da tantissimo tempo, A volte ritornano ancora. Guida alle saghe dell'horror cinematografico moderno. Si chiama A volte ritornano ancora perché era già uscito A volte ritornano. Poi è stato ampliato con le nuove saghe uscite, con i capitoli in evoluzione, e quindi è uscito A volte ritornano ancora. Edito da Blockbuster
edizioni e come vedete è un libro intero che parla delle saghe cinematografiche horror con tanto di dettagli, con tanto di spiegazioni e di qualsiasi saga. Poi magari faranno un'edizione ancora più aggiornata. Io non vedo l'ora di divorarmelo. Sempre di Blockbuster Edizioni avevo anche il dizionario della commedia sex italiana Stracult, che era uno dei miei programmi preferiti. Anche questo l'ho tirato fuori perché mi piacerebbe sul canale iniziare una retrospettiva sui film della commedia sexy all'italiana, ma ce n'è talmente tanti che sarà un lavoro grossissimo, come avevo fatto per i cinepanettoni. Quindi sono curiosissimo, perché poi accanto ad ogni film dentro ci sono anche i teschi che danno i voti. E quindi vediamo, addirittura gli Sharknado ci sono, vedo già gli Scream. Per gli amanti dell'horror e non solo, penso che questo libro faccia il caso vostro. A volte ritornano ancora perché trattasi di una nuova edizione ampliata, vuole essere una guida facilmente consultabile che possa aiutare l'appassionato di cinema horror a districarsi anche tra le serie cinematografiche più impervie. Quanti sanno esattamente di quanti film è composta la saga di Hellraiser? E quanti conoscono il titolo del quarto episodio di Grano Rosso Sangue? E qual è l'esatta cronologia delle pellicole dedicate a Maniac Cop? E cosa sono in realtà la casa 3, 4, 5 e 7? E che fine ha fatto la casa 6? Molte saghe sono state bistrattate dalla distribuzione o dalle stesse case di produzione, con capitoli usciti alla rinfusa o rimasti inediti, con l'uso truffaldino di brand famosi applicati a pellicole assolutamente estranee alle serie a cui vorrebbero essere apparentate, con uscite cinematografiche e un video dello stesso film con titoli completamente differenti. Un po' di chiarezza in questo mare magnum era necessario farla. Ci abbiamo provato facendo del nostro meglio. A voi stabilire se abbiamo realizzato un lavoro utile. Questo non poteva mancare nella mia collezione. Guardate bello Freddy, guardate bello Jason. A volte ritornano ancora. Non perdetevelo, mi raccomando. Anche per questo ringrazio sempre Gabriele, come ogni anno. Poi andiamo a prendere un altro pacchetto, sempre Amazon. Per questi restanti invece ringrazio i miei genitori che mi regalano volentieri film, libri, insomma, per Natale, per il mio compleanno. E qua abbiamo il Blu-ray di Posti in piedi in paradiso di Carlo Verdone. Ogni tanto torno sulla mia lista dei desideri e guardo quali commedie, quali film ho lì da tanto e che ancora non ho acquistato. Di Verdone effettivamente devo acquistare tantissimo, io lo amo Verdone, anche se non ho apprezzato molto la seconda stagione di Vita da Carlo. Posti in piedi in paradiso è comunque un film interessante, non fra i suoi migliori per quel che mi riguarda, ma comunque divertente, che si guarda molto volentieri, con Marco Giallini, con Pier Francesco Favino e con Micaela Ramazzotti. Questa è la Special Edition, edizione molto semplice in Blu-ray, tra l'altro trovata a 4,99€ su Amazon, con il backstage di 15 minuti, lo speciale, le scene eliminate, paperissime, il videoclip della canzone, trailer e TV spot. Per chi non conoscesse la trama del film, Ulisse, Carlo Verdone, Fulvio, Favino e Domenico Marco Giallini, tre padri separati alle prese con complicazioni economiche e sentimentali che li hanno condotti da stimati professionisti e strampalati coinquilini, nella loro vita irromperà Gloria, Micaela Ramazzotti, una cardiologa che ha difficoltà a curare il proprio cuore. Tra lei ed Ulisse nasce fin da subito una particolare sintonia, un incontro perfetto tra due disastri nelle relazioni sentimentali. Tra risate, gag esilaranti, riusciranno tutti a conquistare un posto in piedi in paradiso. Ecco qua. Poi abbiamo anche il Blu-ray, sempre di un film di Verdone, con Carlo Verdone, L'abbiamo fatta grossa, con Antonio Albanese, che per quel che mi riguarda è uno dei meno riusciti fra gli ultimi film di Carlo Verdone. Vuole andare un po' incontro allo slapstick qua, seppur Antonio Albanese e Verdone insieme convincano, non mi ha lasciato molto, non è certo insufficiente, però è uno di quelli di Verdone che più mi ha lasciato così neutro.
Arturo Merlino Carlo Verdone è un investigatore squattrinato che vive a casa della vecchia zia vedova e un po' svanita. Yuri Pelegatti, Antonio Albanese, è un attore di teatro che per il trauma della separazione dalla moglie non riesce più a ricordare le battute in scena. Yuri vuole le prove dell'infedeltà della ex consorte ed assume Arturo credendolo un super investigatore. Ma Arturo non ne fa una giusta, i potenti mezzi di intercettazione lo portano a spiare una coppia sbagliata e per errore i due entrano in possesso di una misteriosa valigetta che contiene 1 milione di euro. Già leggendo la trama a grandi linee capirete che è un tipo di racconto che si sposa anche un po' male con le solite cose che racconta Verdone in modo per me riuscitissimo, però ha voluto provare a andare un po' fuori dalle righe con questo film, è carino, ma non certo fra i migliori del grande Carlo. Ecco qua, anche qua ci sono i contenuti speciali che vi ho detto prima, però Posti in piedi in paradiso e l'abbiamo fatta grossa. Poi abbiamo un sempre saggio che già da un po' di tempo volevo comprare dal titolo L'arte della risata. I comici toscani al cinema. Vari autori, il libro è a cura di Paolo Mugnai, raccontano i vari comici toscani. Qua sulla locandina possiamo leggere Giorgio Ariani, Roberto Benigni, Alessandro Benvenuti, Massimo Ceccherini, Atina Cenci, Barbara Enrichi, Sergio Forconi, Gianni Giannini, Nichi Giustini, Paolo Hendel, Marco Messeri, Carlo Monni, Renzo Montagnani, Novello Novelli, Francesco Nuti, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Paolo Ruffini. E qua dietro ci sono tutti gli autori, penso che si siano divisi i comici di cui parlare. Abbiamo Paolo Bartalini, Federico Berti, critico cinematografico che cura anche il programma Grande Cinema per noi toscani su TVR Teleitalia, Giovanni Bogani, altro critico fiorentino, Fabrizio Borghini, Sandro Bugiali, Elisangelica Ceccarelli che gestisce il programma Grande Cinema assieme a Federico Berti, Damiano Colantonio, Sara Fioretto, Andrea Gammanossi che aveva lavorato anche con Nichi Giustini, Simone Innocenti, Paolo Mugnai, Luigi Nepi, Roberto Davide Papini, Enrico Salvadori, Alessandro Sarti, Edoardo Semmola, Enrico Spinelli, Elisabetta Bagaggini e Enrico Zoi. Quindi un libro in cui parlare dei vari comici toscani io non potevo perdermelo. Quale può essere la migliore reazione a un periodo difficile? A nostro avviso la risata. Questo libro nasce in un contesto storico particolare, quello della pandemia. L'atteggiamento opposto all'autocommiserazione è lo sberleffo, irriverente come sa esserlo solo un toscano. Abbiamo provato a cambiare prospettiva, anche nel modo di raccontare gli attori comici che trovate nel volume, ovvero dal punto di vista di ciascun autore, personale, emotivo, aneddotico, senza avere alcuna pretesa di critica cinematografica. Hanno finalmente riaperto le sale e l'augurio per tutti noi è di ritrovarsi a vedere un film bello, intenso, divertente, talvolta anche stupidamente inutile, ma con il pregio di farci passare 1 ora e mezzo lontani dalle preoccupazioni quotidiane. Alla fine lo stesso ambizioso scopo di questo libro, che sarò molto molto curioso di leggere. Poi, qua non c'è altro, andiamo ad aprire un altro pacchetto e vediamo cosa ci regalerà. Ah, oddio ragazzi, qua abbiamo il DVD di un film che io vedevo sempre da bambino e che non avevo più rivisto. È stato per molto tempo, mi sembra fuori catalogo, avevano esaurito le scorte su Amazon, è tornato ad essere disponibile e io mi sono acquistato Le straordinarie avventure di Pinocchio, che è proprio una versione slim. Le straordinarie avventure di Pinocchio da piccolo mi lasciava sorpreso perché prendeva il capolavoro di Collodi ma lo rivisitava, quindi io già da bambino iniziavo ad apprezzare le rivisitazioni perché è fedele fino ad un certo punto, poi stravolge totalmente quello che raccontava Collodi e non è un problema perché per me è importante il pensiero autoriale. Ecco qua un film del 1996 che è diretto da Steve Barron, vuol parlare della storia di Pinocchio ma in un modo tutto suo. È stato definito divertente, commovente e pieno di vita. È Pinocchio, una delle favole più affascinanti e amate di tutti i tempi, ora in una dinamica combinazione di realtà ed animazione.
La favola di Carlo Collodi narra la storia di un vecchio falegname Geppetto che desidera un figlio e della sua creatura, un burattino di legno animato che vorrebbe diventare bambino in carne ed ossa. Purtroppo il bambino di legno è emarginato dalla società ed è il protagonista di mille peripezie, accompagnato da personaggi amati universalmente come il grillo parlante, il gatto e la volpe, Lucignolo e tanti altri, fino alla splendida realizzazione del suo sogno, la trasformazione in un reale essere umano. Un insolito Geppetto, Martin Landau c'è anche, ragazzi, in una moderna ed appassionante versione della celebre fiaba, caratterizzata da incredibili effetti animati elettronici realizzati da Jim Henson. Babe, maialino coraggioso, la carica dei 101, i Flintstone. Chissà, rivedendolo oggi, cosa mi saprà regalare, se le stesse emozioni di quando ero piccolo. Certo, sin da bambino il mio preferito era il capolavoro di Comencini, che poi ho acquistato nell'edizione integrale. Ho avuto anche l'onore di intervistare sul canale Andrea Balestri, ma così come ultimamente ho potuto lavorare in un film da protagonista nei panni di Manolo Bolognini, e Mauro Bolognini, mio fratello, è interpretato dal nipote di Gina Lollobrigida, quindi ho potuto avere a che fare con persone che hanno lavorato in quel bellissimo film di Comencini. Quindi ecco qua Le straordinarie avventure di Pinocchio, in un'edizione molto semplice, ma l'importante è che questo film sia uscito. Avevo un anno quando è stato realizzato, Martin Landau, cioè, ragazzi. Allora, poi, visto che abbiamo parlato di Pinocchio, abbiamo anche un altro pacchetto dove c'è il film Le nuove avventure di Pinocchio, che è il seguito delle straordinarie avventure di Pinocchio. Questo o non l'ho mai visto, forse l'ho noleggiato quando ero bambino alla videoteca di fiducia dove andavo sempre, Videometa. Come vedete l'ho già scartato, avevo poi rincollato un po' la confezione cartonata, perché quando mi è arrivato si era staccato il DVD e sentivo che sballottava sopra e sotto, quindi l'ho aperto per rimetterlo a posto. Le critiche sono pessime, ma lo volevo avere in collezione perché comunque torna il cast dell'originale in gran parte. Per una pellicola che non so veramente dove vada a parare, perché sia stata realizzata, però volevo averla in collezione così come il precedente, quindi vedremo, lo riguarderemo. Tra l'altro su Amazon alcuni scrivevano che manchi una parte del film, che tipo manchino 20 minuti, io non so se sia vera questa cosa, ma spero di no, però l'ho voluto acquistare per averlo in collezione lo stesso. Siamo arrivati, ragazzi, all'ultimo pacchetto di questo video speciale compleanno. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Vediamo, andiamo ad aprire insieme il tutto. Ah. Vediamo, vediamo, vediamo. Qua c'è un bel po' di roba, eh. C'è un bel po' di roba, a partire da eccezionale veramente capitolo secondo, Me, sicuramente non un film riuscitissimo di Carlo Vanzina, un film che voleva riportare in scena il mitico Diego Abatantuono nei panni di quei tre personaggi che lo han reso ancora più iconico nel bellissimo primo capitolo di Carlo Vanzina, scritto assieme a suo fratello Enrico. Il secondo è uscito un po' fuori tempo massimo, ma comunque, seppur non lo riveda da tanto tempo, andai a vederlo al cinema, non gli voglio male, ha dei difetti ma non gli voglio male. Era in offerta su Amazon a pochissimi euro e quindi, volendo in collezione tutto dei Vanzina, questo non ce l'avevo ancora e l'ho acquistato. È eccezionale veramente. 20 anni dopo, praticamente, dove tornano i personaggi per alcune storie interessanti, altre così così, ma se non ricordo male non era comunque un film così mal riuscito, c'erano dei problemi ma niente di grave, quindi eccezionale veramente, che vede il ritorno di Donato, di Franco e di Tirzani, tre tifosi, l'ultra del Milan, lo juventino e l'interista. Ecco qua, eccezionale veramente. Io mi ricordo quella scena dove apparivano i due di 892 892 mi pare, così dal niente, però erano quegli sponsor messi in scena in maniera così anche stravagante, ma da un lato geniale. Poi abbiamo un altro libro che andiamo a prendere,
un altro libro che sinceramente, da quando ho trovato per caso pubblicizzato su Amazon, ho deciso di acquistare. La Bibbia di Scream, un libro su Scream, io penso che in Italia non fosse mai stato fatto prima, se non quando si parla di saghe come In a volte ritornano ancora. Matteo Fantozzi, laureato al DAMS e poi in cinema, televisione e produzioni multimediali a Roma, che fra l'altro è anche amico su Facebook, decide di realizzare questo saggio, La Bibbia di Scream, da Jean-Luc Godard a Wes Craven, con l'introduzione di Simone Scafidi e la prefazione di Mario Gomarasca, di Rossini Editore, tutte persone che lavorano per Notturno, che è un giornale che ho letto per tanto tempo. Nel retro del libro c'è scritto: la saga di Scream ha di fatto ribaltato le regole del cinema di genere, dando una scossa che ha rivitalizzato un contesto che sembrava ormai sepolto dal decennio precedente, quello degli anni Ottanta. Il 2022 è il ritorno al cinema per Ghostface, con il primo film non diretto dal suo ideatore Wes Craven. Matt Bettinelli Olfin e Tyler Gillett prendono in mano una pesante eredità. Ne saranno stati all'altezza? Curiosità, errori, citazioni, regole e quant'altro, tutto analizzato con i preziosi interventi di Roberto Lasagna, Ivan Zuccon, Luigi Cozzi, Davide Pulici, altri nomi notturniani, Antonio Tentori e Benedetta Pallavidino. Vediamo, ho visto che Matteo Fantozzi ha già scritto e pubblicato svariati libri. Tra le sue opere ritroviamo Eli Roth, Il dolore ha un nome, Gabriele Muccino, Il poeta dell'incomunicabilità. Altre sicuramente cose che mi piacerebbero da leggere, quindi vediamo intanto se questo La Bibbia di Scream riuscirà a convincermi e poi ne parleremo anche meglio in prossimi video. Quindi La Bibbia di Scream, per noi amanti di Ghostface e di Scream, potrebbe essere molto interessante. Poi abbiamo il DVD del meraviglioso documentario di Paolo Ruffini, che vi esorto a recuperare, Perdutamente o Perdutamente. Un, secondo me, molto forte ma al contempo intenso documentario sulla vita di persone che soffrono del morbo di Alzheimer e soprattutto di chi sta loro vicino, che soffre allo stesso modo, se non di più, non riconoscendo più i propri cari. Presentato da Paolo Ruffini e Nicola Nocella, io l'ho visto al cinema, ne ho anche parlato sul canale, troverete la recensione. Un documentario di un'intensità, ma anche dove non manca il divertimento, dove non manca la sensibilità, la fragilità dell'autore e delle persone che in primis si mettono in gioco per raccontarsi. Perdutamente, io ve lo consiglio perché è veramente importante conoscere anche una parte di Ruffini nascosta ai più. Paolo Ruffini attraversa l'Italia incontrando persone affette dal morbo di Alzheimer e i loro familiari, raccontando le loro storie. Dall'Alzheimer non è possibile guarire, ma è possibile curare, se non la malattia, la persona, proprio con l'amore. È l'amore il protagonista di questo film, non la malattia. L'amore della persona malata, che non sa più chi sei, ma sa di amarti. E l'amore della persona che si prende cura del malato, che ama senza condizioni, senza risposte, nel modo più disperato in cui si possa amare, perdutamente. Eccolo qua, con tanto di contenuti extra, io ve lo consiglio perché già Ruffini aveva diretto il bellissimo Up and Down, ma io dai tempi di Secondo Te, quei piccoli e brevi, chiamiamoli esperimenti sociali, dove andava dalle persone a Livorno a chiedere con i suoi collaboratori, secondo te, secondo me cosa? Per noi toscani erano comunque dei tasselli importanti di un lavoro incentrato sulla sensibilità e anche sulla resilienza. Resilienza è un altro titolo che ho in DVD molto significativo del Paolo Ruffini documentarista, quindi se lo conoscete solo per Colorado, per i cinepanettoni o per i suoi film più commerciali, non perdetevi Perdutamente perché è realmente straordinario. Come ultima cosa ho acquistato, ci sono altre due cose, ma andiamo con un altro saggio a cura di Fabrizio Borghini su la commedia cinematografica toscana. Anche questo non l'avevo mai letto, mi mancava. Come vedete abbiamo Monicelli, Roberto Benigni, abbiamo Francesco Nuti e Pieraccioni dal 1975 al 2022, poi qua abbiamo Benvenuti, abbiamo Paolo Virzì, Giovanni Veronesi, Giorgio Panariello. La commedia cinematografica toscana nasce dalla commedia dell'arte. La sua origine si perde nella notte dei tempi, fa parte del nostro DNA.
c'era fin dagli anni d'oro della commedia all'italiana, dalla fine degli anni 50 ai primi anni 70, il recupero di una tradizione antica. Non vedo l'ora di leggermi questo nuovo saggio, anche questo è del 2022, è a fuoco, sì, oltre a quello che vi ho fatto vedere anche prima, perché era da un po' di tempo che avevo tutto nella lista dei desideri, ma ancora non avevo letto niente, con l'introduzione di Giovanni Bogani, che fa parte anche dell'altro libro. Quindi la commedia cinematografica toscana, per me che l'adoro, sarà sicuramente una lettura piacevole. Concludiamo con il 4K Ultra HD più disco bonus del primo Avatar, capolavoro di James Cameron, che io avevo nell'edizione bellissima che vi avevo mostrato fra i regali di Natale, ormai fuori catalogo ovunque, che avevo trovato fortunatamente su eBay, però visto che è stata ristampata in 4K, oltre a quell'edizione che ho acquistato dopo anni e che mi rende orgoglioso come collezionista, non potevo perdermi questa edizione in 4K, che sicuramente presenta forse i soliti contenuti speciali, chi lo sa, però la qualità è superiore, averlo in 4K è importante anche per me, che prima dicevo ma vabbè chi se ne importa, invece ho cambiato idea su questo, aspettando di acquistare il 2, poi acquisterò anche quello magari quando ci sarà qualche sconto, proprio come ho trovato a sconto il primo, altrimenti si spende troppo. Questo è il primo Avatar, che ovviamente contiene anche il Blu-ray, cioè l'edizione così cartonata, con dietro la descrizione dei vari contenuti speciali, poi andiamo ad aprire e c'è il nostro 4K Ultra HD. La confezione contiene 3 dischi con oltre 3 ore di contenuti extra, l'esperienza cinematografica definitiva. 3 dischi, andiamo a vedere, ecco qua, 1, 2 e 3. Cosa ne pensate di Avatar? Io, che comunque non sono un fan del genere fantasy, lo amo, quindi quando una cosa è fatta bene lo riconosco anch'io, seppure sia un genere non fra quelli che prediligo. Quindi, cari ragazzi miei, abbiamo aperto anche l'ultimo pacco, non c'è nient'altro, andiamo a fare un riepilogo di tutte queste bellissime cose che ho ricevuto per il compleanno. Ringrazio ancora i miei genitori, ringrazio ancora il mio amico Gabriele, andiamo a fare il riepilogo e poi ci salutiamo, e ringrazio anche Plyon Pictures. Avatar, 3 dischi, la commedia cinematografica toscana, Perdutamente, la Bibbia di Scream, eccezionale veramente capitolo secondo me, le nuove avventure di Pinocchio, tanti DVD questa volta, ma del resto se non escono in altri modi, le straordinarie avventure di Pinocchio, l'arte della risata, i comici toscani al cinema, l'abbiamo fatta grossa, Posti in piedi in paradiso, A volte ritornano ancora, Vicini di casa, Il volto del male, Donne sull'orlo di una crisi di nervi, e poi ecco le cose Plyon, School of Rock. Tutto ciò potreste acquistarlo anche voi, Daliland e poi The Wicker Man. Io ragazzi vi ringrazio per avermi seguito fin qua e vi ricordo che nelle info potreste trovare tutti i link per scovarmi sulle mie pagine social, per seguirmi sui vari social che ho, che potreste anche abbonarvi, se deciderete di abbonarvi riceverete in cambio dei contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana, e attivo anche il super grazie se voleste donare qua sotto nei commenti e per sostenere quel che faccio sul tubo. Ma
Vi mando un grosso bacio, vi ringrazio ancora per gli auguri e ci vediamo molto presto per una nuova puntata di una montagna di film, attendendo poi quella del Natale, che è fra le più attese. Ciao ciao!